con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo ci troviamo nella Sala San Francesco. Questo è un luogo d'incontro per tanti devoti, per tanti figli spirituali, per tanti pellegrini che giungevano qui solo per incrociare il suo sguardo, perché qui passava Padre Pio. Oggi vedete l'indirizzo di posta elettronica dove arrivano tutte le vostre email. Ci ha scritto Laura, una devota dell'Alto Vastese in provincia di Chieti, Abruzzo. 10 dicembre 2023, durante proprio una visita a Pietrelcina con la sua comunità, le è accaduto qualcosa. Racconta con emozione quella giornata. Ero emozionata per quella visita e quel giorno toccai le mura della torretta della casa natale di San Pio con fede e devozione. Accompagnata dal marito, visita la chiesa di Sant'Anna, la casa del fratello di Padre Pio, zio Michele. In un negozio acquista dei rosari, uno dei quali è racchiuso in un cofanetto profumato. Ripercorrendo la strada proprio davanti alla casa di Padre Pio, quindi siamo in via di Costa Ortovalle, Laura apre il cofanetto per sentire il profumo, ma non avverte nulla. Dopo pochi passi lo apre di nuovo e percepisce un odore intenso di incenso. Una scia da dietro le spalle, racconta, è raggiunta dietro il cofanetto in modo violento, impetuoso, per poi uscire sotto le mie narici, dice. Era un odore penetrante, tanto che traballai, socchiusi gli occhi, misi l'indice sotto il naso per far diminuire questo forte profumo così avvolgente. In quel momento Laura pensa che il profumo provenga dal cofanetto, ma una volta richiuso, quindi riaperto, non sente più nulla. Chiede al marito se abbia lui sentito quell'odore di incenso e lui conferma, sebbene in maniera meno intensa. In serata, durante il viaggio di ritorno, con più calma misi a fuoco tutto ciò che era successo, racconta Laura. Pensai che forse dietro le nostre spalle ci fossero persone che in qualche modo avrebbero causato quell'odore, ma eravamo un piccolo gruppo e ricordai come fossimo tutti distanti. Nei giorni seguenti Laura si documenta su questo mistero, il mistero dei profumi di Padre Pio, scopre questo profumo, l'incenso, e nel linguaggio dei profumi significa preghiera. Padre Pio voleva dirmi che io, con i rosari acquistati, dovevo pregare. Da quel giorno la preghiera fa parte della mia vita, così come Padre Pio è nella mia mente ogni istante della giornata.